il nome tuo, Signore. Io canterò a te le lodi del mio cuore. Io canterò a te le lodi del mio cuore. Magnificherò il nome. Pace a te, proprio questo vogliamo fare questa sera, vogliamo lodare il Signore, vogliamo far salire la lode dal nostro cuore in questa riunione di culto, di adorazione. Anche se è la prima volta che sei con noi, resta con noi e siediti tranquilla, tranquillo dove sei. Insieme adoriamo Dio, l'Iddio creatore dell'universo, l'Iddio onnipotente, l'Iddio di Israele. Di Dio e Signore del cielo e della terra, colui che tutto può, colui che ci ha creati, che ci ha salvati. Così insieme diamo lode, onore e gloria a Lui con tutto il nostro cuore. Vogliamo farlo subito e oltre al canto ti voglio raccomandare di partecipare, cioè di metterci la volontà, l'intenzione di voler ascoltare. Non ascoltare me, certo che vedi me, però realmente noi amministriamo la parola del Signore, ascoltare ciò che Dio dice nella sua parola. Quando parliamo per esempio di Antico Testamento, Nuovo Testamento, si riferisce ad uno scritto che contiene delle regole e dei principi e quelle che sono le eredità che Dio ci ha dato e che noi dobbiamo ereditare. Il testamento normalmente è così. La differenza tra un testamento di uno che muore e lo lascia e poi gli eredi lo leggono e ricevono ciò che era scritto sul testamento, mentre noi abbiamo un nuovo testamento, l'Antico Testamento, con il nuovo dove c'è sempre presente colui che lo ha scritto, l'autore, lo Spirito Santo, che ci aiuta a comprendere quello che dice e lo indirizza direttamente al nostro cuore secondo la possibilità di comprensione noi abbiamo. È come una mamma che sa curare il bambino di un anno, quello di 5 anni, quello di 10 e quello di 30, sa come gestire la situazione. Così lo Spirito Santo ci parla e traduce al nostro cuore secondo la comprensione che abbiamo. Quello che è importante è che noi abbiamo la predisposizione di dire: io ti voglio ascoltare, parlami che ti voglio ascoltare, voglio vedere che cosa mi dici, proprio come quelli che aspettano una lettera per poterla leggere, poi la rileggono. Quando siamo stati giovani facevamo così, quando arrivava il postino,
e ci portava la lettera della fidanzata, del fidanzato. Guai a chi la toccava, poi la rileggevamo un'altra volta. Così deve essere la parola del Signore nella nostra vita. Preghiamo insieme, prega insieme con me. Chiudi gli occhi, togli ogni distrazione, mettiamoci insieme, rivolgiamo il nostro cuore verso Dio, innalziamolo verso di Lui, facciamo funzionare la nostra immaginazione, chiudiamo gli occhi alle altre cose e ci dirigiamo verso Dio per dire: Signore, siamo nella Tua presenza. Ti vogliamo ringraziare per questa occasione che ci dai e insieme Ti vogliamo adorare, benedire. Dacci la possibilità di poter onorare Te con tutto il cuore e soprattutto in sincerità, Signore. Sì. Signore, Ti prego per la sorella, per il fratello, coloro che siamo insieme, uniscici di pari sentimento che possiamo guardare col nostro cuore verso di Te, perché da Te viene ogni bene, i buoni consigli, l'armonia che il nostro cuore ha bisogno. Quando noi guardiamo a Te con tutto il cuore, le altre cose non ci pesano, cominciano a scivolare e non ci restano addosso tutti quei pesi che sentiamo, che portiamo quando veniamo a Te. Scompaiono perché passano in seconda fila. Molti passano dietro, non li vediamo più, perciò noi guardiamo a Te. Parlaci attraverso la Tua parola, Ti vogliamo presentare quanti hanno dei bisogni particolari in mezzo a noi, quanti chiedono preghiere perché stanno attraversando un momento particolare. Signore, quelle sorelle che hanno problemi con il loro matrimonio, fratelli che hanno problemi con il loro matrimonio, con i loro figli, con i loro genitori. Signore, Tu sai quanti pesi ci sono, perciò noi... Tu sei il solo che noi possiamo venire a Te, perché realmente quando Tu metti la mano, misteriosamente cambiano le cose, perciò dacci un po' di fede stasera e facci guardare a Te, te lo chiediamo tutti insieme. Parlaci, che la Tua parola sia viva, che sia una parola che ci tocca profondamente e appropriata alle nostre necessità. Signore, fa che la Tua parola produca segni, prodigi e miracoli, perché la Tua parola, oltre ad essere verità, contiene l'onnipotenza della Tua presenza. E Tu compi segni che ci vuoi assicurare che la Tua parola è verità, a differenza di tanti libri che non dicono niente. Perciò, Signore, aiutaci con intenzione seria di guardare a Te per ricevere da Te una ondata di benedizione. Spirito Santo, influenzaci così come siamo, da una parte e l'altra del globo, dovunque ci siamo, persone che guardiamo a Te, Signore, ungici la mente, rinnova i nostri pensieri, attira il nostro cuore a Te, facci desiderare di camminare con Te e metterti al primo posto, come l'unico punto di riferimento, che con intenzione seria guardiamo a Te per seguire i passi Tuoi, per camminare nella giusta direzione. Padre Dio, Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, il Signore dei Signori e Re dei Re, per i Suoi meriti, sì sì, perché noi diversamente meriti non ne abbiamo, perciò contiamo su di Lui. Signore Gesù, intervieni Tu. Tu che sei il nostro intercessore, salvatore, benedetto, opera per amore del Tuo nome. Amen, amen, amen. Ebbene, vogliamo cantare un altro bel canto. Cantiamo il numero 806 che dice: Io mi rallegro. Guardiamo perché ci possiamo rallegrare. Le parole sono chiare. Cantiamolo e diciamo: Io mi rallegro, Signore, quando vengo a Te. Io mi rallegro quando vado nella dimora dell'Eterno. Io mi rallegro quando vado nella dimora
eterno. Vogliamo continuare con il 652, questo è stato già un bellissimo cantico, perché quando entriamo nella casa del Signore, quando andiamo al culto, ci sentiamo più leggeri, incominciamo ad essere così come liberati da tutti quei pensieri. Ai credenti succede proprio così. Io mi sono grandemente rallegrato quando ho detto andiamo nella casa del Signore, perché lì c'è ristoro, non puoi fare niente, resti lì, adori Dio e tutto cambia. Ma sai, non c'è bisogno che devi andare per forza in chiesa per ricevere questo. Se tu ti apparti, ti separi da tutte le faccende e ti metti lì a casa tua dove sei, diventa chiesa. Se tu ti metti nella tua cameretta, diventa chiesa, diventa dove tu ricevi la risposta da Dio. Ti raccomando, fallo. Separati ogni tanto, stacca la spina, vai a stare un poco col Signore e vedi che subito comincia a cambiare l'atmosfera dentro di te. Molti continuano a tenere tutta quella roba. Vai un poco al Signore così e ti presenti tutte quelle cose che ti pesano sul cuore, come quando è che c'è di un peso a qualcuno. Dici, senti, non ce la faccio più, questo peso portalo tu per piacere. E così li cedi nelle mani del Signore. Esercita la fede in questo modo. Vedrai come ti alleggerisci immediatamente. Ti senti più libera, più libero e cominci a lodare il Signore. Cantiamo questo nuovo cantico che dice, poiché sei l'eccelso, 6-5-2. Poiché sei l'eccelso, Signore, su tutta la terra, tu sei innalzato al di sopra di ogni Dio. Poiché sei l'eccelso, Signore, su tutta la terra, sei innalzato al di sopra di ogni Dio. Adoriamo te, innalziamo te, esaltiamo te, sei l'eccelso, Signore, su tutta la terra. Tu sei innalzato al di sopra di ogni Dio. Poiché sei l'eccelso, Signore, su tutta la terra.
Continuiamo con il numero 879. Santo Spirito vieni, la terza persona della Trinità fa da tramite, dimora in noi e trasferisce al quartiere generale, nel cielo, i nostri sentimenti, i nostri pensieri e trasferisce la comunione che abbiamo con Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. È come internet con il satellite che noi riceviamo comunicazioni attraverso questa luce che si chiama internet, che arriva nel nostro iPhone e porta messaggi, porta visioni, porta canti. Così è la nostra vita con il rapporto con Dio, è invisibile. Mentre le onde magnetiche portano le onde radio, internet porta questa luce che divide poi anche le immagini. Lo Spirito Santo fa proprio così. Abbiamo un sigillo di ricezione dalla sede principale, dal quartiere generale, dove Dio dimora e a Dio sia la gloria. Cantiamolo insieme ed invochiamolo che plasmi, riempia ed influenzi il nostro essere, la nostra vita, le cose che facciamo, la nostra casa, i nostri figli, coloro che noi predichiamo, gli parliamo del Signore, presentiamoli al Signore, che il Signore possa operare, perché la salvezza è un miracolo di Dio. Nessuno di noi può dire faccio io. Vogliamo veramente tener presente questo. Noi cerchiamo di fare il meglio, ma è Dio che deve compiere l'opera, sempre. È un miracolo di Dio. È il più grande miracolo che Dio fa, perché tutte le altre cose hanno qualcosa di momentaneo, mentre qui si tratta di vita eterna. Si protende fino nell'eternità. Cantiamolo questo bel canto. Santo Spirito, vieni. Perdonami,
ti cerco Dio, ti cerco Dio, scendi su me, ti cerco Dio, scendi su me, ti cerco Dio, scendi su me, ti cerco Dio. Santo Spirito, vieni in me, come pioggia giù dal cielo, che disseta l'anima, vieni e fammi traboccare della tua benedizione, il mio cuor purifica. Santo Spirito, vieni in me, come pioggia giù dal cielo, che disseta l'anima, vieni e fammi traboccare della tua benedizione, il mio cuore purifica. Ti cerco Dio, ti cerco Dio, scendi su me, Santo Spirito. Vogliamo continuare sulla stessa scia, invochiamolo veramente che possa prendere possesso di noi. Il numero 762 dice: guidami Spirito Santo, lasciamoci condurre da quei sentimenti benigni che produce dentro di noi e che sentiamo che vengono da parte di Dio nella nostra vita. Cantiamolo insieme. Say
senza te non vivo più, nel mio cuore ho bisogno di te. Vieni, prendimi per mano. Vogliamo proprio pregare così. Spirito Santo di Dio, prendi in mano i nostri cuori, guidaci nelle direttive che vengono da te, porta luce al nostro cuore, che possiamo comprendere la tua santa parola, sì. Tu che sei l'ispiratore della parola, ispira i nostri cuori nel farci comprendere quello che tu vuoi dire ad ognuno di noi. Tu sai interpretare secondo il bisogno che abbiamo quello che ci necessita proprio ora che siamo nella tua presenza. Facci cogliere questi attimi speciali mentre siamo in tua presenza per beneficiare di miracoli che tu fai, di risposte che tu dai, di indirizzi che tu trasferisci nella nostra vita e di come tu con dolcezza ci trasferisci nella giusta direzione. Porti la nostra mente verso le giuste direzioni da seguire. Signore, parla ai nostri cuori. Ti presento tutti coloro che siamo insieme. Spirito Santo di Dio, spandi la tua presenza insieme alla tua benedizione e partecipala ad ogni cuore. Fa che restiamo aperti nella tua presenza, perché mentre noi siamo aperti a te, tu metti dell'unzione nella nostra vita e noi ti ringraziamo. Amen, amen, amen. Ed ora vogliamo passare alla parola del Signore, nel quale voglio dirti: dentro di te crea un collegamento con il Signore, dicendo: Signore, io voglio capire come tu parli. Forse non hai mai sentito che Dio parla. Quando parlo io ti arriva negli orecchi, quando parla il Signore parla al cuore. Questa è la differenza, perché lo Spirito Santo parla al cuore. Nel cielo non si parla la parola che parliamo noi, si parla con la mente. Quando tu pensi già tutto è chiaro, perché la Scrittura dice che prima che si forma sulle nostre labbra, nella nostra mente, quello che vogliamo dire, Dio già sa tutto. E perciò non dobbiamo aspettare per spiegargli. E così, quando noi, i nostri pensieri si rivolgono verso di Lui, Lui trasferisce una risposta che serve a noi. Se noi invece stiamo distratti, distorti verso altre direzioni, non si imbocca. Perciò mettiamoci in linea, per così dire. Come dire, guardiamo in faccia al Signore per ricevere. Leggiamo insieme in Atti capitolo 5, verso 3, così guardiamo che cosa può succedere quando noi siamo artificiali. Ma Pietro disse: Anania, perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo e trattenere parte del prezzo del potere? Il messaggio di questa sera dice: Satana riempie il cuore e ci fa mentire. Ora, Satana vuole fare il male a tutti i costi. È uno che più male fa e più accontento. È come quei tipi diabolici che se non ti fanno del male non dormono. Se tu cerchi di startene per i fatti tuoi, cercano in tutti i modi come stuzzicarti. Ce l'hai qualcuno a casa tua, un parente, un fratello, un amico? Può essere anche nella chiesa, ci sono di quelli che anche nella chiesa fanno questo. Cioè non prendono pace se non ti fanno del male. Ecco, questo è un diabolico.
Quando tu pensi a Satana, pensi che lui pensa sempre come ti deve fare del male, perché ce la tiene con Dio, che produce la vita, e se la prende con noi. E quando noi gli diamo spazio, lui se lo prende. In questo caso, in questi due coniugi, marito e moglie, ce n'è riuscito molto bene, perché nell'ambito del risveglio che c'era, c'erano veramente tanti che si davano a Dio completamente, c'erano alcuni campioni di fede che veramente erano strumenti nelle mani del Signore. Allora tutti pensavano, faccio pure io così, faccio pure io così. Però a volte veniamo tentati e loro diedero tutto lo spazio a Satana. Qui notiamo che cosa? In questo verso ci sono due doni dello Spirito, il discernimento dello Spirito e una parola di conoscenza. Se lo rileggiamo, li rileviamo tutti e due, guardiamo insieme, così. Ma Pietro disse, Anania, perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo e trattenere parte del prezzo del potere? Ora Pietro era tanto preso dal suo modo di lavorare, di evangelizzare e così via, come faceva a sapere quando avevano venduto il terreno e come si erano accordati. Ecco che Dio dà dei doni sovrannaturali. In questo caso è il discernimento degli spiriti, cioè distingueva che ciò che era accaduto nella mente e nel cuore di Anania e Saffira veniva da parte del nemico, da parte di Satana. E una parola di conoscenza, qual era la conoscenza? Che sapeva che il terreno era stato venduto più di quanto avevano detto che volevano dare. Pure loro volevano fare, volevano dire, sai pure noi, sai ci sono di quelli che cercano di far capire agli altri che loro sono bravi, sono buoni. Quanti di noi facciamo così ancora oggi? Ecco il punto interrogativo. Io faccio qua, faccio là e dimentichiamo che noi siamo il Tempio dello Spirito Santo e averlo dentro di noi e noi ci comportiamo con tanta superficialità. Certo che stasera il Signore ci vuole parlare. Se siamo così, dobbiamo rettificare un po' la nostra vita, perché sennò veramente non andiamo bene. Quanti di noi cosiddetti credenti mentiamo allo Spirito Santo? Parliamo di uomini di Dio, leggiamo le biografie e poi riportiamo questo e quel servo di Dio e così via. Cioè ci riempiamo la bocca di tante parliamo. Eppure noi pare che chissà che facciamo. Qui c'erano degli esempi che veramente avevano lasciato ogni cosa per servire il Signore. In questo caso c'era uno particolarmente conosciuto, nel capitolo 4, verso 36, un certo Giuseppe si chiamava, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che tradotto vuol dire figlio di consolazione, levita cipriota di nascita. Barnaba è una figura di una vera conversione, un esempio di una vera conversione che c'è stata nella sua vita. È una figura di spicco, qui come la vediamo che si rappresenta, una vera conversione a Cristo con Saulo, ce n'è anche un altro, che pure aveva avuto un incontro con Cristo. Questi due che inizialmente erano sconosciuti,
avevano ricevuto un incontro potente con Cristo. Infatti, se leggiamo nel capitolo 9, verso 27, troviamo questi due insieme. Leggiamolo, così sappiamo. Allora Barnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come durante il viaggio aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come a Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Aveva visto Saulo, veramente aveva ricevuto una chiamata da Dio. Se leggiamo nel verso 29, 28, guardiamo questi due missionari appena convertiti. Da allora Saulo andava e veniva con loro in Gerusalemme e predicava con franchezza nel nome del Signore. Questi due uomini di Dio erano un esempio, due missionari. A Barnaba gli cambiarono il nome. Nel verso 36 possiamo leggerlo. Un nome perché aveva dei doni dentro spirituali che si sviluppavano. Giuseppe si chiamava, lo soprannominarono Barnaba, che vuol dire figlio di consolazione. Dove andava portava parole di consolazione. Sai, ci sono dei credenti che hanno i doni spirituali, che quando ci parli ti ricaricano. Avevi tanti pensieri, questo e quello, poche parole che dicono, ti senti incoraggiato, ti senti dicendo, ma non temere, ma guarda che il Signore ha fatto questo, ha fatto quello. Magari ti danno una testimonianza che hanno sperimentato loro, cominci a respirare aria nuova, cominci a sentirti consolato, perché hanno la stretta collaborazione dello Spirito Santo. Non è un dono naturale, è un dono spirituale che subito si aggancia nel cuore di chi si trova nel bisogno. Parecchie volte io vedo fratelli che quando li ascolto mi ristorano. A volte il Signore si serve anche di me, perché sento spesso che il Signore mi dà parole di consolazione che ti alleggeriscono. Ecco, questo è un legame che è prodotto dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo dentro di me si collega allo Spirito Santo, che è lo stesso dentro di te, e c'è quella comunione che, grazie Signore che mi stai parlando, perché la parola di Dio è spirito e vita, ci nutre. E così gli cambiarono il nome e diventò, in Atti 4:36, diventò un modello fra i donatori della Chiesa. Ecco, nel verso 37, questo Barnaba, oltre che il Signore si serviva di lui, lui aveva dato un esempio, era uno nella Chiesa che veramente si era dato, eppure lo stesso terreno che aveva a Cipro lo aveva venduto e aveva portato i soldi agli apostoli per distribuirli e per sopperire alle necessità della missione che portavano avanti, un po' per i poveri e un po' pure i gruppi che camminavano insieme avevano bisogno di comprarsi il panino, di mangiare, insomma, come la tenda di Cristo è la risposta, servono Dio, devono vivere di quello che fanno, perché l'operaio è degno del suo, della sua paga per vivere, se no come vive? Nel verso 37 leggiamo cosa aveva fatto e aveva lasciato un'impronta veramente. Avendo un campo lo vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli. Questi semplici missionari sconosciuti che facevano pure paura ai credenti, erano proprio agli inizi. Se leggiamo insieme nel capitolo 9, verso 26, quando Paolo andò a Gerusalemme, avevano paura di lui. Quando fu giunto a Gerusalemme,
tentava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. Cioè pensavano che era un inganno, cioè era come diremmo oggi, pensavano che fosse come un gesuita. Nella Chiesa Cattolica ci sono i gesuiti che si chiamano gesuiti, ma di Gesù sono terribili. Di Gesù non ne parlare proprio. I gesuiti nel dopoguerra erano quelli che dovunque c'erano degli evangelici, con la scusa che erano gesuiti, facevano stragi, facevano parte di un esercito della Chiesa romana, astuti, oltre la misura che noi possiamo pensare. Alla vista del popolo dà l'impressione che erano dei gesuiti, come se fossero stati gli amici di Gesù, ma facevano di tutto e di più. I poveri fratelli valdesi nelle montagne del Piemonte, quando venivano perseguitati perché leggevano la Bibbia, i gesuiti erano proprio, erano come Hamas laggiù, tremendi. E loro pensavano, vuoi vedere che questo Saulo, con la scusa che viene a predicare, si introduce nelle nostre riunioni, ci conosce e poi ci viene a pescare a casa. Leggiamo questo verso, perché quando serviamo il Signore vediamo cose, invece non era così. Guardiamo insieme. Verso 26, per cortesia. Quando fu giunto a Gerusalemme, tentava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. Ecco, la Chiesa stava crescendo, faceva paura. Questi due missionari, allora Barnaba cominciò a dire guardate che questo veramente ha incontrato il Signore, perché sta dando dimostrazione, sta facendo frutti degni di un vero cambiamento, perché io ve lo posso assicurare. Erano veramente trasformati ed erano esempi di fede. Esempi di fede. Lo possiamo anche rileggere nel capitolo 4, verso 36 e 37, perché questo si dava con tutto il cuore, questo giovane Giuseppe, poi che gli cambiarono il nome Barnaba, che tradotto vuol dire figlio di consolazione, era un levita cipriota di nascita, ma faceva parte degli ebrei di allora, della tribù di Levi. Avendo un campo, lo vendette e ne consegnò il ricavato, deponendolo ai piedi degli apostoli. Ecco un esempio. Nel capitolo 13, verso 1, questi facevano seriamente, mentre gli altri che stavano intorno volevano anche loro farsi vedere, ma non era la stessa cosa. Infatti nella chiesa che era ad Antiochia c'erano profeti e dottori. Man mano che Barnaba si dava con tutto il cuore, il Signore aggiungeva i doni spirituali. Qui Barnaba lo vediamo come profeta, insieme a Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, Manaemma, amico d'infanzia di Erode, il tetrarca, e Saulo. Saulo ancora stava cominciando. Barnaba ebbe un ruolo importante nella Chiesa apostolica, perché veramente si era dato col cuore al Signore. Era un modello, tanto che era ben conosciuto e non si fermava. Il Signore lo aveva chiamato a qualcosa di speciale, perché il Signore chiama le persone e quando noi rispondiamo Lui ci modella, come dice in 1 Corinzi capitolo 12 verso 28, dice che Dio pone alcuni nella Chiesa e Dio ha posto nella Chiesa in primo luogo degli apostoli, e Lui era un apostolo, ma non che si era fatto da solo, guarda io sono apostolo e così via, no, no, no. C'era un consiglio di uomini dotati di carismi
che stabilivano se uno era o non era apostolo, non come adesso che viene una missione dall'estero, arriva in Italia e fa 500 apostoli, poi Dio sa veramente, perché tu sei apostolo, adesso fai parte della mia schiera, io sono venuto dall'America, dall'America Latina, e allora veramente quando venivano assegnati dei compiti spirituali li avevano veramente, erano apostoli ma che erano passati attraverso la selezione voluta da Dio, perché è Dio che dà questo, come abbiamo letto. Leggiamolo un'altra volta questo verso: Dio ha posto nella Chiesa in primo luogo degli apostoli. Lui era passato attraverso questo tirocinio così. Era passato tra uno dei primi, insieme con Paolo. Veramente il Signore si serviva di questi uomini. In secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi miracoli, poi doni di guarigione, assistenze, doni di governo, diversità di lingue. Questa è bella questa cosa, perché ci dà un esempio di come Dio ha posto, dove c'è il dominio di Dio, non quello della denominazione, non ci può mettere le mani la denominazione, perché è Dio che stabilisce certe cose. Così dobbiamo fare noi, costruire sulla base dei principi apostolici. In Efesini capitolo 2 verso 20 dice così, che guardiamo, siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti. Lì non aveva tanto valore la denominazione, aveva valore che stabiliva Dio, perché essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, così, solo così regge la Chiesa, quando noi ci muoviamo sugli insegnamenti apostolici. Nel verso 21 dice che quando noi costruiamo così la nostra vita su quei principi, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. Quando noi ci muoviamo così, ogni credente diventa un tempio del Signore dove Dio si manifesta, lo dice in 1 Corinzi 3,16. Noi dobbiamo costruire la nostra santissima fede sui principi degli apostoli e dei profeti e di Cristo stesso come la pietra angolare. Non sapete che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? E tutti insieme siamo la Chiesa, cioè l'edificio che ha da servire Dio, come dice nel verso 22 di Efesini 2:22, dice che noi tutti insieme, singolarmente, siamo il tempio di Dio dove Dio si manifesta, ma quando ci mettiamo tutti insieme, siamo l'edificio di Dio, dove, dovunque vai, in qualsiasi stanza entri, si adora Dio, si benedice Dio, è come un palazzo che in qualsiasi stanza che entri lo Spirito Santo è sempre all'opera. Leggiamo questo edificio come è fatto. Ogni credente, tutti insieme diventiamo un edificio. In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora Dio per mezzo dello Spirito Santo. E anche Paolo. E questi due missionari che avevano appena iniziato, facevano paura, come abbiamo letto in Atti 9:26, quando si inizia così, quando fu giunto a Gerusalemme tentava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo veramente. Dio li portò man mano che loro si esercitavano a servire il Signore. Bellissimo questo. Così si cresce nelle vie del Signore. Partiti da zero,
che avevano paura pure i discepoli a Gerusalemme, di Paolo, di Barnaba, avevano già sperimentato che era uno che lo faceva col cuore. Nel capitolo 14, verso 14, troviamo che questi sono apostoli, tutti e due. Agli apostoli, Barnaba e Paolo, udito ciò, si strapparono le vesti e balzarono in mezzo alla folla gridando. Vedi come si cresce. Erano stati all'università del marciapiede. Allora così si andava a scuola. La scuola biblica era quella. Io sono stato alla scuola biblica, ma non ha niente a che vedere con quella di Paolo e di Barnaba. Quella era la scuola biblica del marciapiede, senza fermarsi, cioè si erano esercitati con le calzature dello zelo del Vangelo. E infatti il Signore dice che noi ci dobbiamo mettere quei calzari, quelli che avevano Paolo e Barnaba, sorella, fratello, quella è la scuola migliore che esiste. Quella è l'università per la crescita spirituale. Guardiamola, si trova in Efesini capitolo 6, dal verso 15 al verso 17. Quando noi cominciamo a camminare col Signore, mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Alleluia. Leggiamo fino al verso 17. Noi dobbiamo così fare. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede. La fede deve essere sempre in esercizio, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati dal maligno. E il verso 17 dice: prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Ecco la scuola che loro si esercitavano, e con la perseveranza, dice nel verso 18, erano arrivati ad un livello spirituale che pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza, pregate per tutti i santi. Questa è la scuola pratica. Noi credenti abbiamo una scuola che è la scuola di arte e mestieri. Mentre noi facciamo teoria, quando leggiamo la parola del Signore, poi dobbiamo metterla in pratica, perché se no diventiamo teorici, non sappiamo niente. Questi erano partiti da sconosciuti, erano piano piano cresciuti, profeti, apostoli, in un primo momento doni di discernimento e così via, così si cresce spiritualmente, un'applicazione pratica ogni giorno da seguire il Signore. Qui è dove sono chiamati apostoli. Nel capitolo 14 degli Atti, verso 14, questi apostoli, qui c'è un'altra cosa che mi commuove. Mentre leggevo che cosa stava succedendo, mi veniva da piangere. Ma gli apostoli, Barnaba e Paolo, udito ciò, si strapparono le vesti e balzarono in mezzo alla folla. Si strapparono le vesti. In tanti punti troviamo che erano gli altri che facevano questo e li maltrattavano. Qui c'è un qualcosa di diverso. Le vesti se li strappavano loro. Era una forma che, per non peccare, perché lì in quel posto dove loro si trovavano era successo qualcosa di straordinario. L'apostolato, sorella, si nota, si vede, quando abbiamo l'apostolato dato dal Signore, non dobbiamo portare, non serve il certificato, giusto per dire, ma sono i fatti che corrispondono. Che cosa era successo qui?
li avevano scambiati quei pagani, uno per Giove e un altro per Mercurio. Pensa tu dove erano arrivati. Sai, Giove e Mercurio sono degli idoli, dei dei, dei pagani. Questa gente cominciarono a chiamarli Giove e Mercurio. Si muovevano in un modo straordinario. Ma non erano Giuseppe e Saulo? Certo, avevano cominciato con Giuseppe e gli apostoli lo chiamarono Barnaba. Aveva cominciato con Saulo e poi fu chiamato Paolo. Ma qui i pagani li chiamano Giove e Mercurio. Ma che cosa era successo? Perché gli hanno dato questo nome? Leggiamo nel verso 12 e 13 di questo stesso capitolo. Dice così, capitolo 14, e chiamavano Barnaba Giove e Paolo Mercurio, perché era lui che teneva il discorso. Il sacerdote di Giove, il cui tempio era all'entrata della città, condusse davanti alle porte tori e ghirlande e voleva offrire un sacrificio con la folla. Beh, dobbiamo vedere questi due che sembravano principianti. Si erano così immersi nel Vangelo che c'erano cose che ci fanno venire i brividi. Leggiamo però questo piccolo fatto, così comprendiamo quando noi ci diamo al Signore che cosa può succedere. Se non restiamo freddi e indifferenti, religiosi e artificiali, il Signore fa grandi opere nella tua vita. Sì, sì. Leggiamo dal verso 8 al verso 18, abbiamo un po' di tempo, ce lo mettiamo, è meglio stare alla presenza di Dio. A Listra c'era un uomo che, paralizzato ai piedi, se ne stava sempre seduto e, siccome era zoppo fin dalla nascita, non aveva mai potuto camminare. Egli udì parlare Paolo, il quale, fissati gli occhi su di lui e vedendo che aveva fede per essere guarito, vai avanti, disse ad alta voce, alzati in piedi, ed egli saltò su e si mise a camminare. La folla, veduto che Paolo aveva fatto ciò che Paolo aveva fatto, alzò la voce dicendo in lingua licaonica, gli dèi hanno preso forma umana e sono scesi fino a noi. E chiamavano Barnaba Giove e Paolo Mercurio, perché era lui che teneva il discorso. Sacerdote di Giove, il cui tempio era all'entrata della città, condusse davanti alle porte tori e ghirlande e voleva offrire un sacrificio con la folla. E allora guardiamo perché si strappavano i vestiti. Ma agli apostoli, Barnaba e Paolo, udito ciò, si strapparono le vesti e balzarono in mezzo alla folla gridando. Uomini, perché fate questo? Anche noi siamo esseri umani come voi e vi predichiamo che da queste vanità vi convertiate al Dio vivente che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Egli, nelle generazioni passate, ha lasciato che ogni popolo seguisse la propria via, senza però lasciare se stesso privo di testimonianza, facendo del bene, mandandovi dal cielo la pioggia e stagioni fruttifere e saziando i vostri cuori di cibo e di letizia. Con queste parole riuscirono a stento ad impedire che la folla offrisse loro un sacrificio. Quando leggo il Vangelo mi commuovo, mi devo asciugare gli occhi. Oggi mentre
mi preparavo, ho chiesto al Signore, dammi che cosa devo predicare. Vedi dove si può arrivare. Quando noi ci diamo a Cristo, succedono cose dell'altro mondo, sì, veramente dell'altro mondo, perché sono la potenza del regno di Dio che entra in azione quando noi ci diamo a Dio con tutto il nostro cuore. Mi fa pensare quando Dio trova un cuore sincero, fa cose incredibili. Questi uomini di Dio, che strumenti. Questo vuole dire Gesù quando dice nella parabola: e adesso capisci anche tu. In Matteo 13:11 Gesù dice qualcosa di molto importante. E gli rispose loro: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Se hai la predisposizione di fare la volontà del Signore, allora comprendi le cose spirituali. Ed ecco nel verso 12 Gesù dice una parola che in questo messaggio la comprendi, perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha. Beh, questo messaggio stasera ti fa comprendere che a chi più ha, più gli sarà dato. Ma perché? Perché questi due discepoli, questi due che avevano cominciato a servire il Signore, si davano a Dio, servivano il Signore in sincerità. E il Signore più gli dava, perché erano operai sinceri nel campo del Signore. Mentre a chi non ha, che cerca di apparire soltanto, gli sarà tolto anche quello che ha. L'esempio tra Paolo e Barnaba: arrivavano a livelli straordinari perché si davano col cuore e il Signore più gli dava. Da sconosciuti cominciò a cambiargli il nome, poi cominciò a cambiare i ministeri, da profeti ad apostoli. Mentre Anania e Saffira volevano far vedere, ma il loro cuore non c'era. Noi quando leggiamo queste cose dobbiamo riflettere. Noi non possiamo fare i credenti artificiali, perché andiamo contro noi stessi. Questo è un esempio che ci aiuta a comprendere. Perciò dice: a chi più ha, più gli sarà dato. E a chi non ha, gli sarà tolto anche quello che ha. Signore, aiutaci. Ci dobbiamo immergere. Si comincia col battesimo e poi tutta la nostra vita deve essere gradualmente immersa nel voler piacere a Dio. Ciò che siamo, i doni che Dio ci ha dato, quello che possiamo nel limite delle nostre possibilità, facendo in questo modo: chi più ha, più gli sarà dato. Questi sono i principi del regno di Dio. Gesù, quando dice in Matteo il regno dei cieli, rispose loro: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Chissà chi comprende stasera e chi non comprende di fronte a questo parlare. Dice che ad alcuni è dato, ad altri non è dato. Dio vuole fare la differenza. No, siamo noi che ascoltiamo ma non abbiamo intenzione di fare. Vogliamo fare ma vogliamo far vedere, ma non vogliamo essere sinceri come quei due. Quelli veramente avevano avuto un incontro potente con il Signore e la loro vita rispecchiava quella di un credente. Signore, aiutaci. In questo tempo abbiamo bisogno. Gesù dice:
In Giovanni 14, 6, io sono la via, la verità e la vita. Vogliamo prendere la verità. Io sono la verità. La verità, quando doveva partire Gesù, dice: io vi mando lo spirito della verità. Nel verso 17 dello stesso capitolo, Gesù dice qualcosa di molto bello. Lo spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede né lo conosce. Gesù trasferisce la verità attraverso lo spirito della verità nel nostro cuore. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Quando noi riceviamo Cristo e cominciamo a camminare seriamente con Lui, la nostra vita viene permeata dallo spirito della verità, che produce che cosa? Discernimento degli spiriti, parole di conoscenza. Man mano, da un capo passiamo all'altro, quando siamo sinceri, quando noi stessi non soltanto seguiamo la verità, ma ci immedesimiamo nella verità e camminiamo in verità davanti a Dio e davanti agli uomini. Allora diamo spazio allo Spirito Santo di operare nella nostra vita. Anania e Saffira. Lo Spirito Santo non aveva nessuna parte nella loro vita. Volevano fare, volevano far vedere. Ma il capitolo 5, verso 3 degli Atti degli Apostoli, Pietro, per una conoscenza divina, dice: perché Satana ha riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo? Ecco il discernimento degli spiriti. Cosa stava operando nel cuore di Anania e Saffira? Satana riempiva quel cuore. E la parola di conoscenza che Dio gli dà dice: se voi vi trattenevate tutto, perché avete trattenuto la metà? Ora noi dobbiamo sapere che quando cominciamo a camminare con il Signore, nella verità, noi non possiamo scherzare più con la verità. Cioè non possiamo pensare che vogliamo apparire, vogliamo far capire, diventiamo delle carcasse vuote. Dobbiamo unificare la nostra vita. Non dobbiamo avere dei doppi fondi. Dentro pensiamo una cosa e fuori ne facciamo un'altra. Con Dio non si può fare questo. Quando andiamo a Cristo, la sua parola, la verità vive in noi, ci presenta la verità che permea la nostra vita. Paolo e Barnaba erano pervasi dalla verità, la vivevano e lo Spirito Santo operava dentro e fuori. La vivevano dentro e si manifestava dove essi andavano. Questi fenomeni si sviluppavano. Quando Paolo si trovò nella città, nell'isola di Malta, successe la stessa cosa, per un fenomeno che sembrava un incidente di percorso, una vipera che si attaccò al dito e aspettavano che moriva, fu la scintilla che fece muovere un risveglio nella isola di Malta, tanto che li equipaggiarono per tutto il viaggio che dovevano fare fino a Roma. 277 persone, ci volevano mesi per arrivare. Quelli di Malta, Dio fece un miracolo e da quel miracolo provvidero ciò che gli serviva, perché avevano buttato tutto a mare per salvarsi la vita. Signore, aiutaci. Lo Spirito Santo operava dentro e fuori di loro. Rileggiamo Atti 5:3. Noi dobbiamo cominciare a cambiare seriamente. Ma Pietro disse a Anania: perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo e trattenere parte del prezzo del potere? Loro erano i padroni, Dio non aveva bisogno
gli apostoli con quello che dava Anania e Safira, o che non l'avrebbe dato, avrebbero continuato la loro missione, ma erano loro in difetto davanti a Dio. E questa storia te la puoi leggere dopo un po', qualche ora, con qualche ora di differenza morirono marito e moglie. Cioè noi dobbiamo veramente, come cristiani, imparare e cominciare a fare i cristiani. Volevano fare vedere, persero quello che avevano e persero anche la vita. Guarda che lì successe in un batter d'occhio, nell'arco di poche ore. Ma io ti voglio portare qualcosa alla mente questa sera. Questa sarà la stessa fine di ogni credente artificiale, ogni credente formale, ogni religioso formale farà proprio questa fine. Come dici tu, che fine farò? Tu farai una fine di perdere tutto quello che hai sulla terra e poi ti perdi pure tu se non metti Cristo al primo posto. Noi quando ci diamo a Dio e cominciamo a camminare con il Signore, dobbiamo cominciare ad essere seri, perché questa mattina, per esempio, abbiamo letto Abramo, il nostro padre nella fede, quando Dio lo reincontrò, che era già partito con lui, e stasera lo dice a noi, nel capitolo 17 della Genesi, nel verso 1, aveva 99 anni e ancora aveva bisogno di rettificare la sua vita davanti a Dio, come noi dobbiamo stasera rivedere la nostra vita, perché questi esempi nella parola del Signore ci aiutano a comprendere come dobbiamo camminare con Dio. Quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse: io sono il Dio onnipotente, io posso fare tutto quello che tu non immagini, ma tu devi camminare nella mia presenza e sii integro. Anania e Safira volevano far vedere, ma di integrità interiore non ne avevano. Si erano soltanto accordati, tentati da Satana per dire la bugia. Quante bugie vengono dette oggi da credenti. Sorella, tu che hai questa occasione di ascoltare questo messaggio, questa sera è un appuntamento divino che ti dice: comincia a rettificare la tua vita davanti al Signore, perché prima che tu parli, Lui già sa che cosa vuoi dire. È ora che cominciamo a cambiare se vogliamo onorare Dio, perché quando noi onoriamo Dio, Dio onora noi. Lo abbiamo visto nella vita di Paolo e Barnaba. Dobbiamo tornare agli insegnamenti degli apostoli e dobbiamo seguire Cristo così come dice. Volevano far vedere, persero quello che avevano e anche la vita. Presto o tardi, se non ci convertiamo, perdiamo anche quello che abbiamo. Il guaio è che pure noi ci troviamo lontano da Dio. Non solo perdiamo ciò che abbiamo, ci troviamo lontani da Dio. Quando partiamo, se non siamo con Dio, siamo dall'altra parte, lontano da Dio. La Bibbia dice che si chiama inferno. Gesù lo dice chiaramente anche nella parabola della vigna. Dice che i tralci che non portano frutto saranno tagliati e gettati nel fuoco. Sembra una piccola cosa alla contadina maniera, ma vuole dire nel fuoco eterno. Ora è tempo che noi cristiani cominciamo ad essere cristiani se vogliamo vedere la benedizione di Dio. Se uno si impegna solo per il mondo e non fa caso a Dio, beh, ha fatto una scelta. Ma se noi vogliamo far vedere che siamo religiosi e viviamo una vita disordinata davanti a Dio, noi siamo responsabili
Perché leggiamo la parola del Signore? Perché andiamo al culto? Perché andiamo in chiesa? E poi viviamo allo stesso modo. Qui abbiamo un esempio. Non pensare che queste cose succedevano solo alla chiesa primitiva. Questa è la fine di ognuno che segue formalmente il Signore. Noi dobbiamo dargli il cuore e lasciarci lavorare. L'esempio che abbiamo stasera è quello di Paolo e Barnaba. Erano partiti proprio, possiamo dire, peggio di noi. Perché molti di noi almeno siamo cresciuti in una famiglia cristiana, loro no. Eppure Dio li trasformò in un modo potente e si servì di loro. Dio si vuole servire di te, si vuole servire di me, però noi dobbiamo andare a Lui con tutto il cuore. Con tutto il cuore veramente. C'è il canto 701, lo vogliamo cantare e poi preghiamo. E facciamo ancora in tempo questa sera di dare la nostra vita a Cristo. Lui non ha riguardo alla qualità delle persone, se l'ha fatto con Paolo, l'ha fatto con Barnaba, lo vuole fare con te e con me, basta che noi decidiamo di volerlo seguire. Il campo è grande, gli operai sono pochi, lui continua a cercare operai per lavorare nel suo campo. Ci possiamo arruolare stasera dicendo: Signore, voglio cominciare a servirti veramente. Cantiamo questo canto. Il comando, se mi chiedi tu,
Bene, non è mai troppo tardi di dare il cuore al Signore, possiamo partire anche adesso. Dio gli parlò ad Abramo, parlò a 99 anni, non so, forse puoi avere anche 110 anni, non ha importanza. Quello che è importante è che tu in sincerità dici al Signore stasera, Signore, io veramente voglio seguirti in sincerità. Lui non ci corre dietro che dobbiamo strafare. Lui non vuole che noi siamo uomini e donne di successo. Manco per sogno, non lo troviamo da nessuna parte nella Bibbia. Lui sta cercando uomini e donne nel loro piccolo che siano fedeli al Signore, secondo le possibilità che il Signore ci dà, intellettuali, secondo i talenti che Dio ci ha dato. Facciamo un atto di fede questa sera, preghiamo e diciamo: Signore, togli da me ogni superficialità, ogni spirito di religiosità, ogni spirito di recita davanti a Dio, parole che non dicono niente, perché non portano frutto. Signore, mi voglio convertire a te stasera. Quel poco che faccio, quei passi che posso fare, perché il Signore non richiede quello che noi non possiamo fare. Se abbiamo il passo lento perché siamo anziani, Lui non si aspetta che facciamo la corsa come uno di 25 anni. Si aspetta che io e te, giovane o vecchio che tu sia, siamo fedeli a Lui. Cominciamo a camminare in trasparenza e in sincerità, perché uno come te, una come te, ancora può fare tanto insieme al Signore. Vogliamo fare questo passo di fede, preghiamo insieme. La Scrittura dice in Matteo 18:19, se due si accordano, il Padre risponde. Io mi voglio accordare con te. Vuoi cominciare un cammino serio con il Signore? Forse possiamo usare le stesse parole che Dio disse ad Abramo. Verità dico anche, se due di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi, questa non è una cosa qualsiasi, questa è la tua e la mia consacrazione a Dio, che tutti abbiamo bisogno di fare un passo verso il Signore. Quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Andiamo al Signore. Se ti puoi alzare, alzati, per riverenza a Dio. Se non ti puoi alzare, alza la tua mano verso la mia. Mettiamoci insieme e diciamogli insieme: Signore, Tu puoi fare ancora tanto nella mia vita. Perdonami che non Ti ho dato lo spazio che Tu desideravi. Perdonami che molte volte nella mia vita ho mentito allo Spirito Santo. Sì. Tu magari in questo momento non lo vedi neppure, dopo siediti, pensaci per un attimo, che hai voluto far comprendere, hai voluto far capire agli altri con reazioni che non vengono da parte del Signore. Il Signore ci ha fatto vedere in pratica come noi possiamo crescere e portare frutto. Io vi ho chiamati, vi ho scelti perché voi portiate frutto, e il vostro frutto sia permanente. Abbiamo visto il frutto di quei due sconosciuti missionari che, quando pensiamo che gli stessi discepoli, apostoli, avevano paura di Paolo. Signore, aiutaci. Egli si vuole servire di noi. Facciamo un passo di ubbidienza verso Dio. Preghiamo insieme. Diciamogli in verità: Signore, prendi Tu il comando della mia vita. Questa sera, Signore, mi pento di essere stata, di essere stato superficiale nei Tuoi riguardi. Ho sbagliato, Signore. E perciò molte volte vedo la mia vita spirituale che arranca, che non riesco a muovermi. Sembra che ogni piccola difficoltà
E mentre vediamo questi che li mettevano in carcere, ma manco se ne interessavano, li mettevano in carcere, Dio li aveva liberati e ritornavano nel Tempio la mattina per predicare. Vuol dire che avevano una dose di sostanza che noi abbiamo bisogno. Signore, ti preghiamo, veniamo a te, perdonaci. E da questa sera vogliamo avere un rapporto più serio con te. Voglio cominciare stasera, Signore, a migliorare il mio rapporto con te e togliere tutti i doppi fondi nella mia mente, nel mio cuore, dentro di me, ed essere così come tu hai detto ad Abramo, integro, senza aggiungere e senza togliere, come tu mi hai fatto. Io voglio camminare con te, perché tu sei il punto di riferimento che io ho bisogno che risponda ai tuoi parametri. Signore, grazie per il Vangelo, grazie per la potenza del Vangelo, grazie per la sorella, per il fratello, per l'amico, chi per la prima volta che questi sentimenti li sta elevando verso di te, rispondi, rivelati al suo cuore. Rivelati al suo cuore e parlagli, facendo comprendere che questa è la via che dobbiamo seguire per crescere nella fede e per piacere a te. Signore, benedici il tuo popolo, uno per uno, che la tua benedizione si posi su tutta l'assemblea. Benedici il messaggio e dovunque arriva possa essere un messaggio parlante per mezzo dello Spirito Santo ad ogni cuore, e che la tua parola produca segni, prodigi e miracoli nel cuore di chi ascolta con interesse di voler crescere nella fede. Te lo chiediamo insieme. E a te, Padre Dio onnipotente, rendiamo lode, onore e gloria nel nome di Gesù Cristo. Amen, amen, amen. Prendi nota dove abbiamo letto. Se ci sono dei versi che ti hanno parlato, vai a rileggerli, che lo Spirito Santo li usa per portare nutrimento e discernimento al tuo cuore. Mentre la parola è ancora fresca nel tuo cuore, vai a leggerli, lascia le altre cose e nutriti della parola mentre lo Spirito Santo sta parlando al tuo cuore. Satana riempie il cuore e ci fa mentire. Non diamo spazio al diavolo nella nostra vita, perché quando lasciamo le porte aperte, lui entra con tutto il suo esercito e facciamo fatica dopo a camminare con Dio. Atti 5, 3, 4, 36, 9, 27 e 28, 4, 37, 9, 26, 13, 1, 1 Corinzi 2, 28, Efesini 2, 20, 1 Corinzi 3, 16, Efesini 2, 22, Atti 14, 14, Efesine 6, da 15 a 18, Atti 14, da 8 a 18, Matteo 13, 11 e 12, Giovanni 14, 6, 14, 17, Atti 5, 3. Ebbene, anche stasera il Signore ci ha parlato. Tesoreggiamo con la sua parola, facciamola diventare vita nella nostra vita, mettendola in pratica, e vediamo come lo Spirito Santo si serve di noi, si vuole servire di te. Il campo è grande, gli operai sono pochi, il Signore sta cercando ancora un operaio, un'operaia proprio dove sei tu, nel contesto dove tu vivi. Arrenditi al Signore e di Signore, io sono qua, ti voglio servire. Da questa sera voglio cominciare seriamente con te. Ti voglio benedire nel nome del Signore, che lo Spirito Santo continui a parlare al tuo cuore. Dio piacendo, ci vediamo domani mattina alle 10:30 per la solita visita pastorale e insieme condividiamo altre porzioni della parola di Dio che saranno di aiuto per la nostra crescita spirituale. Dio ti benedica. Pace. Buonanotte, a domani mattina.